Batata e cipolla al forno. Questa è una delle ricette più facili del mondo, ma secondo me è anche una delle più gustose. Se avete cani che seguono una dieta casalinga, vi consiglio di lasciare una batata anche per loro ed aggiungerla alla pappa. La batata è un tubero che va benissimo per i cani. Sono Pam e questo è il mio canale, Sana, Veloce, Vegetariana. Patate, cipolla di Tropea, rosmarino, sale marino integrale, pepe, semi di zucca, olio evo. Pulite la cipolla e tagliatela a rondelle sottili di circa mezzo centimetro. Dopo aver lavato la batata, con l'aiuto del mixer, affettatela senza togliere la buccia, mi raccomando. Ungete una capiente teglia da forno e formate il primo strato di batata. Aggiungete il sale, il pepe e il rosmarino, cipolla, ancora un giro di olio. Ecco un altro strato come quello di prima, batata, sale, pepe, rosmarino e cipolla. Ancora batata e un abbondante giro di olio. Aggiungete anche un po' di pepe per insaporirlo, sale e alla fine i semi di zucca. Infornatelo a 180 gradi per almeno 30 minuti. Ricordate di girarlo a metà cottura. Questo piatto può essere abbinato a qualunque tipo di secondo, formaggi, carne, pesce, uova, oppure essere anche un piatto unico. È ottimo anche freddo.